Buongiorno, 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 bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi introduzione un pochino diversa perché sono sveglio da pochissimo. Mi sono svegliato per fare principalmente il video di Subnautica, dato che nella giornata di oggi probabilmente non avrò proprio tempo. Siamo all'episodio 3 e come mi avete chiesto io proseguo con la linea che ci porta a vedere proprio tutto tutto tutto, poi eventualmente resto disponibile per il saltare, per il tagliare. Comunque, abbiamo visto che il cibo trattato ci rende meglio, ci cuociamo questo pesce dato che poi ci dà fastidio. Allora, diamo un'occhiata a cosa abbiamo nell'inventario. La sete non è messa proprio benissimo, beviamo un po' d'acqua, ci cura anche un po' di... Abbiamo sempre la barretta ipernutriente, dobbiamo fare attenzione perché il pesce va a male. Allora, niente, ci eravamo lasciati la volta scorsa con il proposito di recuperare, di fare un po' di esplorazione. Direi che magari ci diamo un'occhiata prima agli strumenti, se possiamo farci qualcosa. Bobina per immersioni. No, direi che si potrebbe pensare di fare il motore che ci spinge in profondità, ma non, mi sa che non ce l'ho ancora. No, direi di no. Magari dispiegabile, no, no, non c'è, non c'è, assolutamente non c'è, dobbiamo trovare il progetto. Ho scoperto una cosa, tra l'altro, dato che non avevo più giocato a Subnautica dopo le recenti patch, adesso non è... gli sviluppatori da un lato mi hanno anche ascoltato perché gli avevo mandato una mail spiegandogli questa cosa. Il Seamoth, così come il Cyclop, erano troppo facili da costruire. Ora dobbiamo cercare i progetti per le singole parti, possono essere il motore, lo scafo, cose di questo tipo. Quindi siamo obbligati a esplorare. Adesso abbiamo un po' di ossigeno, magari abbiamo recuperato un po' di quarzo. Andiamo magari... Allora, l'Aurora non ci fa più paura perché abbiamo ormai la tuta. Ho aumentato anche la sensibilità del microfono, spero che sentiate altrettanto bene. E magari, ecco, l'unica cosa, potrebbero filtrare dei suoni molesti, tipo tazzina, tastiera e altro. Allora, vediamo un po'. Beh, questi sono molto importanti. Mi ricordo che per fare il vetro rinforzato ci servivano. Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è questo soprattutto? Questo è sale, niente. Questo cos'è? Frammento di scafo del Cyclop. È stato qua qualcuno prima di noi. Beh, direi che possiamo scansionarlo, sempre che il pescione non venga a darci il colpo di grazia. Ok, abbiamo scansionato il frammento. Beh, meno male che non ha l'aspetto di un frigorifero portatile. Beh, tu ci sei sicuramente molto utile, grazie. Posso non tenerlo in mano perché mi fa un po' senso. Ok. Allora, proseguiamo. Cercherò di fare un video a settimana su Subnautica, anche, vabbè, fosse per me ne farei uno al giorno perché mi piace tantissimo questo gioco. C'è una fessura lì che mi piacerebbe andare a vedere. Che cos'è? Siamo molto in profondità, quindi è un problema risalire. Dobbiamo risalire più o meno quando abbiamo 30 secondi alla profondità a cui eravamo prima. Quindi dobbiamo fare attenzione. Ah, ma siamo proprio in prossimità della nave. Quindi no, quando ci si diverte non ci si rende nemmeno conto della profondità, che roba. Vediamo cos'è quella fessura. Questi sono semplici frammenti, immagino. Sì, niente, diamoci una mossa perché qua il tempo passa. No, non era una fessura percorribile. Allora, dovremmo fare anche un piano per il futuro di che cosa fare prima. Io direi che si potrebbe pensare di fare nel dispiegabile il costruttore, però non mi ricordo se lo abbiamo nei progetti e direi che questo è il momento meno indicato. Allora, qua possiamo scavare, dobbiamo darci una mossa perché quello è un altro frammento e quello lì a fianco c'è un frigorifero classico. Allora, scansioniamolo e poi... No! Beh, io lo scansiono qualsiasi cosa succeda. Scansioniamolo
Allora, ci hanno attaccato il pesce. Ah, merda, il biter. E non sarebbe male neanche il fucile, quello Stasis Rifle, quello per Warning, mettere in 30 stasi seconds of il oxygen nemico remaining. e ucciderlo lentamente col coltello. Ma il coltello si consuma, quindi dobbiamo fare attenzione che quando è finito, quindi dobbiamo farne un altro. Ok, torniamo giù perché assolutamente c'è un altro frammento da analizzare, consapevoli che se schiattiamo, cioè alla fine non è una survival hardcore, però probabilmente ripartiremo senza tutto. E quindi facciamo attenzione. Adesso non mi ricordo nemmeno dove eravamo. Eccolo lì. Non c'è nessuno che ci fracassa. Frammento del bioreattore. Analizzalo, grazie. Intanto io mi muovo. Ok, bioreattore scansionato. Il bioreattore è uno dei metodi di alimentazione per la base, che quindi ci consente, grazie al calore, no? Al calore del sole, del terreno, di creare energia. Perché è un'altra menata anche quella. Dobbiamo trovare una fonte di alimentazione per la nostra base. Qua nell'erba alta c'è qualcosa, però c'è qualcosa di interessante. Un altro bioreattore. Merdaccia! Schifosa! Ammazzami! Analizzato. 6%. Ok, abbiamo sbloccato il progetto del bioreattore, quindi comunque è stato un successone. Anche se non abbiamo più nulla per sopravvivere, stiamo anche sanguinando vistosamente, copiosamente. Adesso, forse con il... Vabbè, tanto il piranha non è venuto fin qua, quindi... siamo un po' con le pezze al culo. Questo gioco, devo notare, sta diventando un po' un problema ad avviarsi, perché è diventato pesante, tanto pesante, e ho dovuto attendere 2 minuti, tutti, sperando che il gioco partisse. E sperando che non mi dia problemi poi con il programma di registrazione che era già avviato da prima, quindi... Allora, adesso, vabbè, siamo qui, ci recchiamo velocemente alla nostra base, 6% di vita. Speriamo che salga, non ho ancora capito se sale, mi pare di sì, qualcosina aumenta. Però, allora, costruttore, diamo un'occhiata al bioreattore, che cosa ci chiede, perché se riusciamo ad alimentare la base è già un bel passo avanti, perché iniziamo a crearci anche degli armadietti e ci mettiamo all'interno le nostre cose. Ok, la base è lì. Diamo un'occhiata a qua. Allora, vediamo, tanto ossigeno ne abbiamo. Allora, paratia, il bioreattore. Dove cazzo è? Eccolo qua. Ci serve il lubrificante. Poi possiamo farlo. Energia 40 power al minuto. Allora, il lubrificante non mi ricordo nulla. Vabbè, entriamo nella base, qua nella capsula, così salviamo l'equipaggiamento e siamo salvi. Allora, il lubrificante. Sì, vabbè, l'aerosacco lo cuociamo subito, ci facciamo dell'acqua. Acqua disinfettata, cloro. Cloro non ho ancora capito, vabbè, chiariremo poi col tempo. Allora, vediamo. Lubrificante. Scusate se... il cloro, composto di sale, campione di corallo... Ah, ma è una cagata da fare, va bene. Semiagrappolo di Crimvine per 3. Ok, andiamo a prenderli. Tanto abbiamo salvato l'inventario, possiamo muoverci verso la nostra nave. Facciamo lubrificante e ci facciamo il bioreattore, quindi iniziamo a mettere proprio le basi. Allora, vabbè, se a voi va bene così me lo riconfermerete magari nei commenti e continueremo a vedere tutto. Sicuramente verranno fuori 100 episodi prima di fare qualcosa, però vabbè, se a voi piace. Semiagrappolo, scusi, perdoni, ma non ho intenzione di fregarle pezzi di metallo. Vine, semiagrappolo, prendiamo 3, va, via. Ma magari sono 4, conoscendo la mia sfiga ne prendo 4. Andiamo su. Ciao. Ciao. Ma abbiamo spazio nell'inventario? No.
di niente. Allora, facciamo un lubrificante. No, poi una volta con la base e gli armadietti diventa tutto più semplice perché iniziamo a salvargli le cose, a metterle al sicuro e adesso non abbiamo proprio spazio, quindi bah, qua dentro non c'è proprio niente. Vabbè, comunque. Lubrificante. Ce ne chiedeva due, però facciamo due lubrificanti. Ma ne chiedeva tre addirittura, quindi era giusto. Vabbè, comunque scendiamo adesso. E vediamo cos'è questo bioreattore, perché io non l'ho mai fatto, quindi. Allora, bioreattore, abbiamo tutto per farlo. Se riusciamo ad alimentare siamo veramente a cavallo perché iniziamo a sviluppare la nostra base. Allora, buongiorno, base. Tac, bioreattore, lo piazziamo qui. O qui, no, non possiamo, lo mettiamo qua. Va, là. Tac. Ok, tiene premuto per demolire. No, non mi interessa. Allora, bioreattore carica 0,100, pulsante sinistra. Energia rinnovabile dalla decomposizione delle creep vine. Quindi, campione fungino e campione di creep vine. Quindi, allora, funghi e creep vine. Sono delle fonti rinnovabili, ok, però non è una fonte continua, cioè non è un pannello solare, quindi abbiamo bisogno di un campione di fungo. Prendiamo due e delle creep vine, quindi proviamo, testiamo, torniamo là, ci serve un mezzo comunque di movimento veloce perché qua non. Frammenti di corallo per fare il cloro dell'acqua disinfettata. Non ho visto i benefici, quindi poi lo guarderemo. Queste sono le classiche palline luminose che portano a galla, quindi legandole a qualcosa portano il corpo, qui sono attaccate in superficie. Ma mi sono perso di nuovo. Orientamento a 1000. Di nuovo, ancora? Un'altra volta? Probabilmente sì, perché erano lì. Comunque, vabbè. No, voglio muovermi veloce assolutamente. Tanto diamo sempre un'occhiata. Avete mai fatto snorkeling? È uno dei motivi per cui mi piace il gioco. L'ho fatto così, Warning, 30 poco. seconds of oxygen Però remaining. è davvero molto molto bello, mi piace molto. Ok, scafo del Cyclop sbloccato. Non ce la faremo mai, però incrociamo le dita e poi torniamo giù perché c'è un altro progetto, quindi ci perdiamo via 20 metri, 10 metri, 9, Emergency, 10 10 secondi, seconds of oxygen no, e remaining. vai. Stai su, ok, torniamo giù e cerchiamo quel frigorifero, vediamo che cos'è. Importantissimo all'inizio. Quindi sbloccare tutto. Allora, dov'è? Eccolo lì il frigorifero. Ne ho uno esattamente identico qua dietro. Lo attaccherò quest'estate, probabilmente. Console di aggiornamento, non me ne frega niente, però vabbè. Sì, è perché è possibile anche montare i moduli adesso sul. I moduli sul Simot. Comunque, dicevamo. Mi scusi in anticipo, ma mi viene da starnutire, quindi potrei anche cedere a questo impulso. Allora, ci portiamo magari un po' più in alto, così se succede qualcosa sfuggiamo ai pesci cattivi. Coltellino. Campione, 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 campione. Prendiamone più possibile. 6. Ok, abbiamo rotto il grapevine. Spero ricresca. 39 secondi. La vita non sale, quindi o che dobbiamo stare nella base un po' o non lo so. O col passare dei giorni, magari. Beh, intanto uniamo anche l'utile al dilettevole. E magari se abbiamo spazio nell'inventario ci prendiamo anche uno di questi. Allora, base. Adesso ce la guardiamo con calma. Ok, scendiamo qui e togliamo il coltello prima di. Allora, vediamo. Bioreattore. Campione fungino. Che cazzo è il campione fungino? Fungo acido. Campione fungino.
scusami, analizza il fungo. Vabbè. Fonti rinnovabili, ma non tanto rinnovabili. Allora, possiamo fare qualcosa? Vabbè, titanio lo prendiamo. Tanto dal metallo di recupero eliminiamo un po' di fibra rete, vetro, facciamo che il vetro smaltato no. Plat steel, placca, magnesio, lubrificante, cloro, no. Materiali avanzati, benzene, fibre sintetiche, no. No, non. Armadietto resistente all'acqua. No, siamo messi malissimo. Adesso il campione fungino. Cazzo sarà mai? Fungo acido, a pesce così, che Caution. dorme. Mild dehydration detected. Fluid intake. Sono morto, morto. Però ho salvato tutto, perché ero appena stato qua. Vabbè, ottimo, dai, siamo morti e abbiamo salvato un po' di roba, quindi buono. Questi qui vanno male comunque. Vabbè, comunque, mettiamo in salvo il titanio, il vetro, tutte queste cose. Me ne ero manco accorto. Pesce maccio. Vabbè. Torniamo giù perché voglio fare una prova, dato che abbiamo liberato un po' di. Non mi ero proprio accorto di essere morto. Comunque, vabbè, abbiamo ripreso. Spoglie di fungo acido. Mi sono fatto malissimo. Se io colpisco così, lontano. Mamma mia, mi sono fatto male, non lo sapevo. Non lo sapevo. Vabbè, andiamo a vedere se quello che abbiamo ci basta adesso. Le spore. Cazzo era? Campione fungino, no. No, 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 no. Forse con le spore abbiamo. No, possiamo piantarle. Credo sia quello il problema. Ascolta, lascia le spore, che hanno l'aspetto di un cubo. Ventaglio purpureo. No, abbiamo preso dei semi, anche di questo. E allora ci toccherà un pochino indagare. Conchiglia di corallo. Vediamo perché adesso con l'introduzione della coltivazione è diventato un po' più ampio. Erbaccia. Inventario pieno per due. Allora, butta via questo. Butta via anche il fungo. Colpisci questo. No, inventario pieno, abbiamo preso semi anche qui. Quindi tutti i semi che non ci servono a nulla in questo momento. Dovrei forse andare a informarmi su internet perché sennò perdiamo una marea di tempo. Scava sand, vabbè. Questo ventaglio. Emergency. 10 10 secondi, seconds of torniamo su. oxygen remaining. Niente, abbiamo al momento una fonte di energia che non sappiamo da dove arriva. Vi chiedo solo un secondo di pausa e vado a vedere di che cosa si tratta. Arrivo subito. Rieccoci di nuovo, mi sono informato perché comunque l'ho giocata un po' così allo sbaraglio e colpa mia. Tengo un seme per al momento, poi il resto li butto. Allora, vediamo, riusciamo a cucinare pesce macio intanto così almeno ci. No, facciamo l'aerosacco, allora lo cuciniamo e almeno ci mangiamo. Ok, perché abbiamo bisogno di cibo. Ok, allora praticamente per fare quel cibo lì dobbiamo andare in direzione nord. Non abbiamo la bussola, però bene o male dovrebbe essere in quella direzione.
In direzione nord-ovest c'è il bioma dei funghi. E il bioma dei funghi dovrebbe nascondere al suo interno appunto dei funghi tagliabili. Ho visto un pesce volare. E utilizzabili per la nostra fonte di energia. Che bello il pesce che vola. Non so se riusciamo a prenderlo al volo, ma la luna secondo me è troppo vicina. Comunque, o che siamo su una luna noi e quello è il pianeta, però secondo me è un po' troppo grossa. Comunque, bando alla vena polemica. Ah, che bello. Allora, secondo me è in questa direzione comunque, perché ho visto che proviamoci, dai. Al massimo sarà la missione dei prossimi episodi, quella di recuperare la fonte di energia. Beh, però, sembra che lì vada molto in profondità, quindi proviamo ad andare a recuperare qualcosa. No, lì ci sono delle vines. Che abbiamo già, tra l'altro, penso che vadano bene. Anche se marciscono subito, visto, quindi. Allora, ci allontaniamo dalla nave. Sto tenendomi in superficie così evitiamo anche i pesci, quelli con i denti aguzzi. Ammetto di non aver mai raggiunto però il limite della mappa di Subnautica, che comunque entro l'estate avrà dimensioni importanti, avrà tante cose in più. Biomi aggiuntivi, la parte del van il vantaggio è quello di non avere un mondo generato casualmente, quindi vanta comunque degli ambienti, dei biomi più curati, perché alla fine sono sempre quelli. Ci stiamo spostando un po' nella direzione sbagliata, però devo ammettere. Vediamo cosa succede, al massimo. Vediamo. Non si vede niente. Però direi che non è il posto giusto. Quindi ci dobbiamo. Cos'è quello? Niente, la direzione è questa. Ma mi chiedevo, mamma mia, che bello. Emettono anche delle vibrazioni sonore. E sotto non si vede una cippa lì, ma non è ancora il mondo nostro che dobbiamo visitare. No, si intravede qualcosina, che bello, il sole che fa filtrare i raggi. Ma mi sembra che sto andando nella direzione opposta dove devo andare tutte le volte. Lì c'è qualcosa che galleggia. Perché questo lì forse ci sono i funghi. Vediamo un attimo che cos'è questo con il reattore con lo scanner. Frammento di motore del Cyclop. Ok, uniamo l'utile al dilettevole e ne scopriamo il 33%, quindi abbiamo altri due da trovare. Questo è un bioma un po' così, vediamo che cos'è, ma non sono sicuro che sia il posto giusto. Si può scavare la roccia? No. Possiamo scavare il calcare. Quei pesci non mi fanno ben sperare, quindi ce ne andiamo. Direi che non è il posto giusto questo. Torniamo su. Stiamo perdendo una marea di tempo cercando questa fonte qui per. Vabbè, però. Adesso vediamo perché adesso siamo a fine episodio. L'isola. Eccola là, l'isola. Non l'avevamo mai vista. La vedremo al prossimo episodio, probabilmente. È la prima volta che la vedo anch'io, a dire la verità. Quindi. La base è lì sopra, però non sarebbe male. E la visitiamo al prossimo episodio. Adesso vediamo se abbiamo qua sotto il bioma dei funghi, ma direi di no.
Quindi continueremo il cazzeggio al prossimo episodio. Non abbiamo trovato nulla. Vedrò meglio di portarmi nel luogo giusto per i funghi. Eppure l'isola io l'avevo vista in altri gameplay, ma me la ricordavo diversa e soprattutto in direzione opposta, quindi probabilmente è nuova come isola. La vedremo al prossimo episodio, ripeto. Adesso ci portiamo in questa direzione, vediamo se ci sono i funghi sotto, no? Eh no, qua abbiamo niente, la nostra esplorazione finisce qui, sulle sponde di questa isola. Andiamo a vedere il prossimo episodio che cosa nasconde quest'isola. Eravamo partiti per recuperare delle fonti di energia e non le abbiamo trovate. Quindi adesso attacchiamo sulla spiaggia, vediamo il primo verde che può notare. E inizieremo l'esplorazione il prossimo video gameplay. Ragazzi, io mi scuso per non essere riuscito a farvi vedere qualcosa di davvero interessante. Andremo a esplorare la prossima volta. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!